Se Phoenix avesse guardato in cima alla torre dell'osservatorio, avrebbe visto il planetario. Il plane che, scusa? Descrive le orbite dei pianeti e... Va bene, lascia stare. Mentre Phoenix proseguiva il suo viaggio, non poteva fare a meno di chiedersi se un giorno la sua storia sarebbe stata raccontata tra le stelle. Hermes dice sempre che le stelle raccontano storie, ma non capisco. È come se io non sapessi leggere. La cosa non mi stupisce. Se voglio trovare il pezzo di ala mancante, devo superare questa prova. Non puoi controllare le stelle. Loro controllano te. O almeno così mi ha detto una volta una veggente di nome Clea. Non ti dirò cosa accadde dopo, ma quelle stelle erano brillanti. Ti ha rubato i soldi? Sì, è vero, sì. Ma l'ho trasformata in una bacca di ginepro, quindi alla fine non è stata una brutta serata.
Il muro sta crollando. Chissà se c'è un modo per attraversarlo.
Benvenuto nell'Isola d'Oro, in ricordo del mio più grande successo e del mio più orribile fallimento. Possano gli dèi accettare la mia offerta e possa io rivederti, Icaro. Sono le ali del grande Dedalo! Deve essere stato lui a costruire anche tutto il resto qui, tutti questi templi. Non posso neanche immaginare cosa significhi perdere un figlio in quel modo. Il pezzo di ala è stato recuperato. E il vaso di Eolo preso dal Tartaro. Ora devo andare dallo sconosciuto in cima all'osservatorio. Cosa? Non ho ucciso io, Icaro. È stata colpa delle ali difettose di Dedalo. E dov'è Dedalo ora? Capisco. Silenzio. Sono sicuro che Fenix lo scoprirà. Prima o poi. Thank you.
Credevo che stessi preparando qualcosa. Sì, organizzavo il tuo ritorno. Ce le hai le ali? Certo. Ecco, non sono proprio come nuove, ma andranno bene. Se lo dici tu. Hai il vaso, vero? Preparati ad aprirlo. Cos'è quello? Tu, il coglione di un ladro! Pensavi di potermi sfuggire? Tu hai rubato qualcosa a quel mostro? Te l'ho detto, sono malato! Stupido fattorino! Non meriti affatto la corona che mi è stata data! Noi ti abbatteremo, tifone! Come in passato! Noi? Non c'è nessun noi! Non più ormai! Phoenix! Ora! Apri le ali! Non riesco! Ora ti apri il pugno! Non puoi nascondermi per sempre! Va bene. Dobbiamo metterci subito al sicuro. Che cosa era quel mostro? Tifone. Dici quel tifone? Oh, non hai idea. Andiamo alla sala degli dei. Lì potremo parlare. Che dici, voliamo? Queste erano le ali di Dedalo. Quel Dedalo, il grande inventore. Quindi? Quindi non hanno funzionato a dovere e hanno ucciso suo figlio. Andrà tutto bene. Basta che non ti avvicini troppo a Elio. E che non provi ad andare in bagno durante le turbulenze. Dovresti riuscire a raggiungere la terraferma senza precipitare. In teoria. Mi hai letteralmente derubata e ora mi salvi. Perché? Non ho capito un granché di quello che ha detto l'oracolo, ma se la profezia è corretta, eroe del cielo, solo tu puoi impedire che Tifone distrugga l'intero mondo. Non sappiamo nemmeno se parla di me. Per essere una persona che dispensa aiuti a destra e a manca, per una volta magari dovresti accettare tu una mano. Che cosa stai dicendo? Per il fato! Come può il messaggero alato aiutare se tu non me lo permetti? Con l'aiuto del messaggero alato. Un momento. Messaggero alato? No, impossibile, tu sei... Hermes, mi piace dire mezze verità, giocare tiri mancini e fare corse sulla spiaggia. Ora andiamo, per favore, gli altri dei hanno bisogno di noi. Gli altri dei? Mi stai dicendo che tutte le storie sono vere? La tua faccia ha qualcosa che non va. Hai di nuovo la bocca spalancata. Vola all'Isola d'Oro. Ti aspetterò nella sala degli dei. Detto questo, Hermes scomparve. Phoenix guardò oltre la stretta striscia di mare, verso i picchi e le valli dell'Isola d'Oro più avanti. La lunga strada verso il suo vero destino si estendeva davanti a lei. Un momento, era solo il prologo? Non può servire un preambolo tanto lungo per iniziare una storia. Odisseo ci ha messo di meno a tornare a casa. Sta per saltare. Zitto e ascolta.